Amici di Simone Mazzola Padel & Tech, bentornati in questo nuovo video. Nell'ultimo abbiamo cominciato la miniserie sul dizionario del padel parlando di quello che succede in campo, quindi spiegandovi i termini che incontrerete più spesso sul campo da padel oppure mentre lo guarderete. Oggi andiamo a spiegare invece i colpi che vi troverete a vedere se state apprezzando un match di World Padel Tour o che vi troverete a fare giocando man mano che alzerete il vostro livello di padel. Molti di questi sono in spagnolo, alcuni hanno anche una trasposizione italiana, altri decisamente no, perché non sentirete mai parlare di vassoio, ma bensì di bandeca, solo per fare un esempio. Quindi vi spiegherò tutti i colpi e anche i significati dallo spagnolo. Come detto prima, la bandeca è la bandeca, non c'è una vera e propria trasposizione italiana, quindi non provate a tradurla con vassoio o robe strane simili. La bandeca è uno dei colpi più utilizzati in assoluto nel padel ed è considerato nei colpi sopra la testa. Al contrario dello smash, non ha come obiettivo primario quello di essere risolutivo, ma serve prevalentemente per permetterci di riconquistare subito la rete dopo che il nostro avversario ha provato a scavalcarci con un pallonetto. Nella definizione nuda e cruda non c'è scritto, ma se mettete i sottotitoli, chiunque vi dirà che la bandeca non è assolutamente un colpo offensivo, ma un colpo di controllo. Per questo non bisogna forzarla e non bisogna sbagliarla, in quanto vi troverete spesso a giocarla ed essere consistenti su un colpo come questo è l'inizio per giocare un padel solido e continuo. La vibora è un colpo simile alla bandeca all'apparenza, ma in realtà molto diverso, perché questo sì che è un colpo offensivo e serve per essere incisivi, costringendo l'avversario a un colpo difficile e, perché no, magari anche chiudere il punto se ben fatta. La differenza dalla bandeca è che si userà il gomito e il mulinello per imprimere più forza ed effetto alla pallina, rendendo così il rimbalzo più difficile da gestire per il vostro avversario. Per darvi un'indicazione sul punto d'impatto è a ore 3, bisogna effettuarlo abbastanza vicino al corpo per potergli dare potenza e incisività, agevolandolo anche con una rotazione del busto. È da considerarsi nella famiglia degli smash ed è un colpo molto utilizzato nel padel, ma vi prego, non traducetela dicendo ho fatto una vipera, non si può sentire, perché veramente è brutto. Vibora si chiama e tale deve rimanere. Gli spagnoli lo chiamano globo, quando vedrete le partite del World Padel Tour lo troverete chiamato in questo modo, ma in questo caso potete tradurlo facilmente con lobo, pallonetto, senza sembrare dei marziani capitati su un campo da padel per caso. La spiegazione di un pallonetto sta nella parola stessa, quindi una palla che viene alzata con l'intento di scavalcare gli avversari a rete, molto semplicemente. Contrariamente al tennis, però, questo nel padel è un colpo offensivo perché permette di conquistare la rete, mandando a fondo campo gli avversari se possibile. E vi avevo raccontato già in un precedente video quanto sia importante la conquista della rete nel padel, quindi userete e abuserete del globo se sarà necessario. Per questo serve imparare la tecnica al meglio per poterlo compiere in maniera corretta. La Chiquita non c'entra né con la frutta né con i Minions e non ha traduzione italiana diretta. Anche in questo caso è un colpo tipico del padel, che non ha una vera e propria riflessione del tennis per farlo capire a chi è nuovo. Si tratta di una palla lenta che cade nei piedi dell'avversario a rete, mettendolo in difficoltà e obbligandolo a un colpo con un po' più di parabola per passare la rete stessa. Per questo motivo, se una Chiquita è ben giocata, va seguita subito a rete, perché una palla con parabola alta potrebbe essere comoda da attaccare se avete eseguito bene in principio la vostra Chiquita. Anche nel caso della bajada non c'entrano nulla, né i balli né la lambada, nulla di questo.
La bacada è un'uscita di parete che però si distingue da quella classica in quanto la palla è alta e tutto sommato comoda, permettendo a chi colpisce di poter imprimere più potenza. Questo colpo si esegue dall'alto verso il basso e ha l'obiettivo di mettere in difficoltà o addirittura passare proprio la coppia avversaria a rete. La dormigliona è un particolare tipo di drop shot smorzata fatto durante un recupero da uno smash che ha colpito il vetro alle vostre spalle. Però essendo un colpo piuttosto particolare, forse è meglio che ve lo faccia capire con le immagini piuttosto che spiegarvelo a parole. Ovviamente, disclaimer, immagini non mie. Abbiamo così analizzato i colpi principali con relative spiegazioni e anche traduzioni, ma non abusatene, mi raccomando. Ovviamente ho tralasciato dritto, rovescio, volley, smash, che sono termini che ovviamente sono mutuati dal tennis. Se volete sapere qualche altro colpo o qualche cosa che non vi ho raccontato in questo video, fatemelo sapere nei commenti e se vi è piaciuto ovviamente lasciate un like. Grazie di aver seguito fino in fondo questo video, vi ricordo di iscrivervi al canale, che è il miglior modo per supportare questo progetto e vedere sempre nuovi video sul padel. Prima di lasciarvi però, vi ricordo che settimana prossima, martedì ore 19, ci sarà la seconda live mia e di Emiliano Carchia di padelreview.net per il secondo appuntamento del World Padel Tour. Come vi ho raccontato, se seguite il canale, ogni torneo del Padel Tour sarà seguito da una nostra live che analizzerà il torneo, parlerà dei temi principali e risponderà alle vostre domande. Quindi, secondo appuntamento del World Padel Tour, seconda live, martedì ore 19, qui sul canale YouTube, quindi attivate la campanellina quando vi iscrivete per sapere sempre quando saremo online. Quindi non mi resta che darvi un appuntamento a un nuovo video qui su Simone Mazzala Padel & Tech e ovviamente a martedì con la live.